queste giornate senza fine, silenzi che fanno gli anni. Un'attenta scelta iconografica e musicale, un esperimento culturale già riuscito in teatro e ora riproposto in una inconsueta scenografia all'aperto. È la cultura che arriva nelle periferie e così alla Biblioteca della Chiesa Rossa, zona sud di Milano, è andato in scena Volti delle donne di un tempo, scritto e diretto da Paolo Rausa, una delle anime dell'Associazione Regionale Pugliesi, che ha organizzato l'evento. Con lui sul campo un gruppo di attrici e attori, fra cui Marilena Verri, Luisa Tafuri, Ornella Bongiorni, Giancandido Defendi e Armando Pisanello. Sensazioni diverse perché stiamo proprio nell'ambito rurale, dove si sono svolti, anche se a chilometri di distanza, queste storie, le storie delle nostre nonne, che sono poi uguali alle nonne anche lombarde che hanno faticato tanto, specialmente le donne che hanno lavorato nelle riserie, nelle risaie e che hanno avuto una grande dignità. Ecco, questa lezione deve servire a noi e soprattutto ai nostri figli e ai nostri nipoti. Queste donne noi ce le carichiamo sulle nostre spalle perché ci appartengono, soprattutto a loro.